Ragazzi, oggi è un giorno speciale, un giorno particolare. È 13 maggio ed è la prima volta dal 13 maggio 2012 che questo giorno capita di domenica. Sono passati 6 anni dall'addio di questo signore qui, di Alessandro Del Piero alla Juventus. Una domenica che non dimenticheremo mai. E ripensandoci, sinceramente, mi sembra ancora ieri. Sono passati 6 anni. Per quanto mi riguarda, ma penso per quanto riguarda chiunque di noi, in questi 6 anni sono cambiate tantissime cose nelle nostre vite. Sono stati anni in cui sono cambiate tante cose anche nel mondo e nel mondo del calcio. Perché, ecco, 6 anni fa, per esempio, il ritiro di Buffon, che ormai è prossimo, era qualcosa a cui nessuno pensava. Buffon era ancora un giocatore tutto sommato giovane, nel pieno della sua attività e al primo scudetto dopo tanti anni di sofferenza vissuti con questa maglia addosso, dopo la Serie B, che anche Del Piero ovviamente ha abbracciato senza pensarci 2 volte per amore di questa maglia. E allora siamo adesso anche a pensare alle bandiere che forse non esistono più. E forse neanche tanto le vogliamo perché ogni volta, sinceramente, che qualche giocatore rischia di legarsi un po' di più ad una maglia, siamo comunque in grado di trovare modo di non tanto di criticarlo, ma di sperare, ecco, nell'ottica anche di mercato, di vederlo altrove. E parlo, per esempio, di Marchisio che da quasi bandiera della Juventus adesso è ai margini, rischia di andare via. Parlo di Dybala che da possibile bandiera della Juventus non trova terreno fertile nella nostra tifoseria e si pensa appunto di privarsene, cosa che non spero. Un altro numero 10 come Del Piero non è possibile trovarlo, ma sarebbe auspicabile avvicinarci quanto più possibile a quell'idea di giocatore. Ma che giorno è stato quel 13 maggio 2012? Un giorno irripetibile oltre che indimenticabile. Perché certe emozioni sono vere e quando sono vere non sono replicabili. E ci fu qualcosa di veramente di indescrivibile. Io non ero all'Allianz Stadium, allora Juventus Stadium, ero a casa, ma ricordo veramente come se fosse stato ieri, veramente come se fosse stato ieri tutto quello che è accaduto, tutta quella condensa, veramente quasi come una nebbia di commozione, di tristezza e allo stesso tempo di orgoglio, veramente di orgoglio, perché vedete, io Del Piero per me, come ho scritto nella mia biografia di Twitter, nella mia bio di Twitter, è l'unico idolo, cioè non ce ne sono altri, non ce ne saranno. Posso aver amato altri calciatori e altri personaggi pubblici nel calcio, penso a Buffon, allo stesso Marchisio, adesso magari Dybala, in passato anche altri come Nedved. Ma nessuno sarà mai per me come Del Piero, l'unica persona pubblica che non mi ha mai deluso, qualsiasi cosa abbia fatto. E quindi resta lì come una stella, la tengo sempre presente, a illuminare poi tutto quello che è il mio modo di affrontare il calcio, compresi i video su questo canale. E quindi dicevo, e adesso è anche difficile trovare sinceramente le parole, anche se sono passati 6 anni, è il mio unico idolo e quindi perché anche il mio unico idolo? Oltre che per il modo in cui lui ha vissuto il calcio, dal punto di vista umano e dal punto di vista professionale, anche perché mi ha accompagnato, perché io ho iniziato a tifare Juventus per Del Piero, con Del Piero. Avevo 4-5 anni quando ho iniziato a tifare Juve, non sapevo ancora leggere, non ero ancora andato in prima elementare e già iniziava a battermi il cuore davanti al bianconero. C'era Vialli che giocava nella Juve e io praticamente ho vissuto da bambino, anche se in maniera molto marginale, la prima finale di Champions League di un lungo periodo in cui le avremmo disputate tante, ma l'unica vinta praticamente, cioè quella di Roma del 96. Non ero ancora abbastanza consapevole come tifoso, nonostante tifassi già da un paio d'anni, grosso modo, la Juventus, e quindi di quella finale ricordo, come ricordo autentico, solo il gol di Litvanen. Pensate un po'. Però ricordo sicuramente molto di più, molto meglio la finale di Tokyo e da lì in avanti tutte le stagioni con Del Piero, sempre a tifare per lui, sempre con la consapevolezza che fosse il più forte nella mente mia come bambino
poi come adolescente, e poi sono passate le epoche, ma lui è sempre stato lì, almeno fino al 2012, quando poi appunto abbiamo dovuto salutarlo. Sinceramente non avrei neanche voluto, però forse col senno di poi è stato giusto così. Abbiamo vissuto veramente un saluto immenso, fantastico, e un'epoca che si è chiusa in quel modo lì. E oggi è di nuovo 13 maggio, è di nuovo domenica, è di nuovo calcio, non è l'ultima di campionato, ma può essere di nuovo scudetto per la Juventus, festa scudetto, anche se la vera e propria festa sarà poi la settimana prossima contro il Verona, ma può essere l'inizio dei festeggiamenti stasera. Quindi, come vedete, cambiano le cose, cambiano le epoche, addirittura le bandiere lasciano il calcio, ma una cosa non cambia, questo, la Juventus che vince questo. Se vi è piaciuto questo video, lasciate like, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, lasciatemi i vostri commenti e raccontatemi il vostro 13 maggio 2012. Date un'occhiata ai link nella descrizione del video per seguirmi anche sugli altri social. Ci vediamo presto e sempre Forza Juve.